Parte, è partito. Ciao! Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Allora, non mi si sono ammosciate le orecchie, le ho ammosciate io, perché, visto che sono lunghe, non ci stavo dentro nell'inquadratura con le orecchie lunghe, dovevo alzare troppo il telefono. Invece, ammosciandole così si vedono ugualmente e riesco a star dentro tutto sto ambaradama, riesce a star dentro nell'inquadratura. Ma non siamo qua per parlare di questo. Vediamo se Lapo viene a salutarvi. Lapo, vieni a salutare, vieni qua, qua, subito qua. Bacino, bacino, ecco, bravo. E coniglietto, e coniglietto, la mamma è coniglietto, non te ne frega niente, va bene. Allora, siamo qua per l'apertura di ben due uova di Pasqua, non uno. Ne ho presi quattro. Mi sono lasciata prendere la mano, come vi ho detto, chi ha visto il video spesa. Avevo detto nell'ultima apertura di uovo. Per quest'anno basta uovo, forse ne apro ancora uno e dopo basta. Invece ho visto che c'era lo sconto del 50%, in più avevo il 20% di sconto, che poi non è servito. Cazzo, perché sulle robe in offerta non c'era lo sconto, comunque costava il 50% di sconto. Allora, oggi andiamo ad aprirne due. Uno è quello della Motta di Preziose Sorprese. Questo l'ho pagato. Dov'è il biglietto? Perché ho ottenuto il biglietto apposta. Questo l'ho pagato. Ah, ma che prurito al naso, ragazzi, questa allergia. L'ho pagato 4,99 euro. Direi un buonissimo prezzo perché della Motta. Io pensate, vi ricordate che avevo detto che avevo fatto l'ordine di 4 uova online? C'era dentro anche questo però al latte e costava 14,99 euro. Invece l'ho pagato 4,99, 10 euro di meno. Meno male che ho tirato via l'ordine e mi hanno già rimborsata. Comunque questo che non pesa niente, non so, forse è vuoto dentro, non so come mai, ma non pesa niente. Apriamo questo oggi e apriamo quello delle LOL, che questo delle LOL l'ho pagato. Allora, fatemi vedere dov'è quello delle LOL. L'ho pagato 3,99. Questo qua delle LOL, anche questo era col 50% di sconto, 3,99. Non so come mai costino così poco, perché anche questo io l'avevo visto nel sito a 8,99 euro. Qua 5 euro di meno. Perciò tra questo e quello ho risparmiato 15 euro in due uova. Comunque, andiamo avanti ad andiamo ad aprire quale? Prima le LOL o no? Io direi di aprire le LOL. Le LOL, questo qua andiamo ad aprire, 150 grammi di uovo, speriamo che la cioccolata sia buona. Comunque, aspettate, andiamo a mettere qua questo e andiamo ad aprire quello delle LOL. Ho rotto più uova io quest'anno. Aspettate che andiamo a vedere qua, vediamo questo. Di quante me ne hanno rotte a me in tutta la vita. Non uova, ma palle. Allora, non ho mai aperto così tante uova come quest'anno. Però è sempre un piacere perché si diventa sempre bambini. Perché quando apro un uovo e guardo le sorprese, io mi meraviglio. Io sono come una bambina, ragazzi. Io non so voi, ma io tutti gli anni, anche quando non facevo YouTube, guai se qualcuno non mi regalava l'uovo. Se non me lo regalava nessuno, me lo compravo. Perché io sono come i bambini, cioè, io credo, no? Che il brutto dei grandi, di tanti grandi, sia di non sentirsi bambini. Io mi sento ancora una bambina, cioè, quando mi fanno un regalino, anche se è piccolo, o l'uovo di Pasqua, o anche una stronzatina, io sono come una bambina, è come mi regalassero il mondo, capito? Cioè io lo guardo con gli occhi come una non avesse mai visto una roba così in vita sua. Che vi devo dire? Ma è bello restare sempre bambini, eh? Io credo che sia bello. Allora, l'uovo dentro si presenta così.
come quello della Galak che sembrava l'uovo di struzzo con l'itero. Questo è della grandezza uguale dell'uovo di struzzo, non con l'itero, ma con un attacco di dissenteria, direi, dal colore. Comunque andiamo ad aprirlo, vediamo se riusciamo a romperlo a metà. Così. Cosa ci sarà dentro? Oh. Intanto andiamo ad assaggiare. Voi sapete già che a me sta bene tutto, basta che non ci sia dentro. Puzzle che io odio. O i memory. Qua vediamo. La cioccolata vi devo dire che non è male, eh? È meglio di quella della Ferragni. Tra tutte le uova che ho aperto, la cioccolata più non buona è quella della Ferragni. Vi giuro. L'uovo di cioccolata più pessimo è quello. Però i soldi erano in beneficenza, perciò va bene così. Faccio questa roba qua. Contiene tanti fantastici sticker. E che sono gli sticker? Che è sta roba? Tipo figurine. Belli sono belli, però cazzo come faccio io? Cioè dove me li potrei attaccare? Ah, tiri praticamente, tiri e viene fuori lo sticker, però non so dove me li potrei attaccare. Ho un'idea, ce l'avrei però. Vabbè, comunque dai, carino per i bambini, carino, se mettiamo che per le bambine, magari che le attaccano sui diari. Comunque io tutte le sorprese non è che me le tengo, ragazzi, io le regalo e non è che cosa ne faccio. Io tutte le sorprese che prendo, bambini e bambini, le regalo. E anche questi le regalo. Cosa me ne faccio? Comunque direi che sorpresa, voto 7, cioccolata, voto 8. Andiamo con questa che spero che mi dia soddisfazione. È un uovo che pesa, a parte la mia cioccolata fondente non piace, 210 grammi. La mia cioccolata fondente non piace. Piace a mio figlio, perciò gliela atterrò lì per lui. A me proprio la fondente non mi piace. Allora, andiamo ad aprire. C'è scritto che si vince una collana, un paio d'orecchini, non lo so, vediamo. Anche questi io non li butto, perché io dell'uovo, per me l'uovo è come il maiale. Non si butta via niente. Ok? Fate anche voi come me. Fate finta che è come il maiale. Mamma che prurita il naso. La carta, come vi ho detto, la carta fuori la do al contadino che la usa per spaventare i piccioni. No, i piccioni. I condor, gli avvoltoi, quelli neri, quelli neri che rubano le collane, i corvi. Questa carta qua la do al solito contadino che lui l'attacca nei fili in campagna per spaventare gli uccelli. Questi qua io li tengo perché per Natale o per i compleanni, per fare un fiocchetto di auguri qua e là, sono comodi. Le vaschettine qua, come vi ho già detto, io le tengo tutte, le ho tenute tutte perché le uso.
sono comodissime per mettere dentro i dadi o il burro o la cipolla avanzata o mezzo limone, dopo li mettete sopra la carta trasparente, o se vi avanza qualcosa in cucina mettete in frigo. E comunque io li tengo tutti questi, c'ho ancora quelli degli altri anni. La cioccolata si mangia, la sorpresa si regala, perciò dell'uovo io non butto via niente. Andiamo a aprire. E vediamo. C'è qualche uccelli? No, è rotto! No, è rotto! Mamma che brutto scuro che è! È rotto! Ma no! Odio quando l'uovo è rotto, non lo posso rompere io! Cioè, guardate! L'ho tirato fuori, era già... Ma si è rotto subito! Ma che scuro che è sto uovo! E beh, è fondente, ne assaggio un pezzettino, ma... A me anche qua da fondente non piace. Sinceramente... Sapete che non è neanche... Ditemi cosa assomiglia a questo. Non assomiglia al coso di Calimero? Il guscio di Calimero? O era bianco? Il guscio di Calimero era bianco o era nero? Ma sapete che non è neanche male? È fondente, ma non è... Mi sa che non è fondente proprio, perché ogni tanto, quando mio figlio si compra la fondente, prende il 75-80% ed è amarissima, non mi piace. Ma qua! È fondente, ma non è fondente tanto fondente, è fondente ma fonde poco. Non so a che cosa sia di fondente. Non c'è scritto. Ah, 48%. Per quello che non è cattiva. 48%. Non è malvagia. Comunque si è rotto così. Vabbè. A sorpresa. Già che bellino, dai. Per la scatolina c'è bellina. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Un braccialettino, basta portachiavi, non un altro portachiavi però. Portachiavi. Un altro, vabbè. E fa pure cagare, sinceramente. Aspettate che ve lo faccio vedere con scuro. Che brutto. Mamma mia che brutto che è. È proprio brutto, Cioè, non mi dà alcun... Cioè... Bijou realizzato in acciaio e zama. Argentati made in Italy. Ma che brutto. Cioè, ma scusate, Ah, c'era su nella foto. Io pensavo fosse un paio d'orecchini. Ma non potevo prendere il braccialetto, scusate. C'era il braccialetto dentro. Perché... Anche in quello della Lindo ho preso il portachiavi, quello con la caramellina che l'ho dato a Erika, che lei se l'è attaccato nelle chiavi della macchina. Quello gliel'ho regalato a lei e questo, a me non piace proprio. Cioè non mi dà senso, cioè proprio lungo così, cioè con una catenella e con un'ancora, cioè... Boh. Sarò io che sono mal contento, non mi accontento mai, però... Oh, ragazzi, io sono così. Non mi piace esaltarmi apposta, dire... Oh, che bello,
bellissimo. Oh, se mi fa cagare, scusa, lo devo dire. Non è che posso dire bellissimo se a me non piace. Non mi piace, non mi piace. Perché dopo magari sotto mi scrivo, non sei mai contenta di niente, sto cazzo. Se non mi piace, cosa devo dire? Bellissimo se non mi piace? Non mi piace, non mi piace. Poteva mettere un braccialettino, qualcosa. O magari un portachiavi un po' più decente. No, non mi piace. Oh. Ho detto che non mi piace, sì. Comunque la cioccolata è buona. E comunque, per averlo pagato 4, no, 5 euro, dai. Dai, è buono, perché 5 euro c'è tanta cioccolata. In più un regalino, anche se fa... Vabbè, lo sbolognerò qualcuno. C'è pure il pacchetto regalo, guarda. C'è scritto che è parte dell'uovo. C'è manco scritto che era dentro dell'uovo. Gli faccio il pacchettino a mia zia, glielo regalo a Natale questo. Tanto lei non guarda. Fatto questo, niente, io le due uova le ho rotte, le ho aperte e vi ho fatto vedere cosa c'era dentro. Se volete prendere spunto di non comprare o comprare queste uova, ci vediamo al prossimo spacchettamento, che ci sono altre due uova. Vi mando un bacio, vi do appuntamento alla prossima e ciao.